Ennesimo episodio che ha finito con il sollevare polemiche e malumori al porto di Fano, dove questa mattina due vongolare sono rimaste bloccate nei fanghi riportando danni alle imbarcazioni. I pescatori che ci hanno segnalato la vicenda tornano a richiamare l'attenzione sul problema del fondale insabbiato e sull'esigenza di un dragaggio tempestivo e radicale. Come succede tutte le mattine, quando usciamo in mare abbiamo sempre il problema dell'insabbiamento del porto, che bisogna pulire tutto l'impianto di raffreddamento, così, e di creare danni ai motori. Una vongolara stamattina si è bloccata nell'entrare in porto, no? Poi un'altra barca è andata a trainarla, ma non ce l'ha fatta, ha fatto i danni. Poi c'è andata un'altra barca, sempre con una corda un po' più grossa, gira di qua, gira di là, alla fine ce l'ha fatta uscire, però ha preso la cima dopo anche nell'elica e dopo senza i danni che ha fatto nel motore, nell'impianto di raffreddamento. Qua dove abbiamo noi le vongolare lì ci è rimasto solo di mettere su delle panchine e mettersi a sedere, perché lì c'è proprio la sabbia. Sul posto anche il consigliere regionale di Area Popolare, Marche 2020, Mirko Carloni, che è voluto andare di persona a verificare la situazione. Non possiamo aspettare la tragedia, ha detto Carloni, che ha presentato in regione un'interrogazione urgente. Quello che è successo questa mattina è gravissimo e mette a repentaglio la salute dei marinai, di chi lavora in mare. Rende inutilizzabile un'infrastruttura strategica come il porto di Fano, la sua capacità di fare cantieristica, di fare turismo con l'area di Marina dei Cesari, ma soprattutto quella delle centinaia di famiglie che lavorano con la pesca. Io chiedo ufficialmente che la Regione Marche metta questa situazione come un'emergenza da risolvere. Il danno è la beffa. Il rischio vero è che il porto di Fano venga chiuso adesso per una questione di sicurezza e quindi, anziché risolvere il problema della navigabilità si fa prima a chiudere il porto. Questo sarebbe un ulteriore danno e che renderebbe ancora più ridicola la situazione. Io sono stato pochi giorni fa, tra l'altro, ospite di una barca per andare a vedere sul posto cosa succede quando questi marinai vanno a pescare la mattina, e credo che sia indecente che per andare a lavorare uno debba rischiare la vita nel 2015 e nel porto di Fano.